E un caro grande saluto a tutti gli amici di Sala Giochi 1980, ragazzi. Buonasera a tutti, sono Alex, vi parlo sempre qua appunto dal nostro canale, appunto Sala Giochi 1980. Allora, ragazzi, allora andiamo a fare un po' di chiarezza un attimo, perché praticamente molti mi hanno chiesto, insomma, quello che era successo, che non era successo per quanto riguarda il canale, insomma, e la possibilità di fare stream, appunto. Il problema è che dopo la segnalazione, insomma, che c'è stata da parte di qualche simpaticone, praticamente, che ci ha segnalato sto video, appunto, come dicevamo nell'altro video, di 30 anni fa, e soprattutto un video mio caricato nel 2015, quindi che è stato sempre disponibile, è stato segnalato sto video, insomma, e YouTube ha preso le sue decisioni, quindi mi ha sospeso il canale fino al momento, insomma, che io ho presentato ricorso, e adesso hanno risposto. Allora, la risposta, signori e signore, eccola qua. Allora, intanto ve la faccio vedere. Eccola qua. Questa è l'email che mi è arrivata, praticamente, dove dice: grazie per aver fatto appello, insomma, a questo video, ma dopo ulteriori verifiche praticamente abbiamo determinato che comunque questo video violava le norme della comunità di YouTube, e quindi viene confermata la sospensione del canale. Io quindi sono andato immediatamente subito sul mio account, sono andato a controllare e ho visto che c'è scritto che praticamente è stata tolta la possibilità al canale Sala Giochi 1980 di fare praticamente video in diretta fino al 29 giugno 2018, quindi 29 marzo, 29 giugno, 90 giorni. Quindi, ragazzi, mi dispiace, ma non posso fare altro che prendere, insomma, a malincuore, insomma, prendere atto di questa decisione, tanto contro di loro non si può fare assolutamente niente, perché ci hanno sempre il coltello dalla parte del manico. Quindi, purtroppo, ragazzi, bisogna stare qua. Siamo soltanto, come dico sempre, degli spettatori. Mi dispiace perché comunque si stava creando una bella squadra, insomma, ci eravamo creati, insomma, ci facevamo queste belle serate che toccherà. Io non ho intenzione di smettere, perché non per così poco, non per un idiota, idiota, che la parola è giusta, è proprio idiota, che va a segnalare forse per invidia, forse perché non c'aveva di meglio da fare, forse perché è semplicemente una persona che si diverte con poco, forse perché è un imbecille, non lo so, comunque sia, è stato fatto così. Quindi, però, non ci fermiamo, ragazzi, infatti siamo comunque spesso su altri lidi, come dico sempre io, quindi saremo su Twitch, saremo su Facebook, oppure continueremo, insomma, a fare le nostre serate. Anche ieri, insomma, abbiamo fatto sia su Twitch che su Facebook, stasera faremo qualcos'altro anche su Twitch, vediamo piano piano, insomma, ragazzi, vi chiedo di supportarmi, perché che vi devo dire? Andatevi a iscrivere, sotto qua vi metterò il link sotto le note del video, insomma, per iscrivervi sia su Facebook che su Twitch, perché ancora non l'aveste fatto. Però, purtroppo, signori e signore, la decisione, insomma, signori e signore, signore e signori, anzi, prima le signore, scusate, la decisione purtroppo rimane quella che ha preso la grande G, il buon Google, insomma, buon par di coglioni, perché, insomma, ci ha sbattuto fuori così per 90 giorni in base a una segnalazione assurda, vi dico, poi per un motivo ancora più assurdo. Però, insomma, sapremo che per le prossime sappiamo con chi ci abbiamo a che fare, quindi bisogna affinare un attimo, ragazzi, le armi, perché sta gente veramente sta qua solo per creare scompiglio. Questi segnalatori, queste persone che, insomma, bigotte, che pensano che facendo una cosa del genere abbia ripulito non so cosa, ma sicuramente non è questo il motivo. Il motivo, appunto, è semplice invidia, perché avrà un canale che ci avrà 3 iscritti, che non lo segue nessuno, sicuramente non è capace di far video, quello che è, allora se la va a prendere con gli altri, che magari, che non sono nessuno, come ho detto l'altra volta, perché il mio canale, insomma, già 4.400 iscritti, non è che siamo insomma, canaloni, che YouTube, se non ci sto io muore, anzi. E quindi, però, diciamo, sicuramente qualcosa di carino stavamo facendolo, e speriamo, insomma, che riusciremo a continuare a farlo anche in futuro su altre piattaforme. Quindi, se YouTube così ci snobba, noi cercheremo di snobbare lui, e comunque fino al 29 giugno del 2018 praticamente, ragazzi, saremo fuori da YouTube. Potremo caricare video, ma sarò sempre attenzione, perché praticamente questo mi hanno scritto è il primo strike, ci sono 3 strike, al terzo strike praticamente ti chiude il canale. Non avevo mai ricevuto nessun tipo di avvertimento di copyright, violazioni copyright o norme sulla community che erano state violate. Non avevo mai, in 3 anni, insomma, mai, non era mai successo, e tantomeno non è successo su Facebook, dove siamo 80.000 amici, insomma, che tutti i giorni ci ritroviamo lì per parlare dei nostri videogiochi preferiti. Quindi mi dà fastidio, mi rode questa cosa, perché è quello, capire, il discorso non è tanto il problema del
della sospensione perché lo facciamo in altri posti, però è proprio il modo, insomma, che ci ha additato, come si dice, additato, come cazzo si dice, come, insomma, persone che vanno contro le norme della community. E così non è. Allora ve lascio con questo, ve lo rimetto su, ve lo faccio vedere almeno per chi non l'ha letto. Praticamente questa qua è la decisione. Qua adesso non c'è perché questa è l'email che mi è arrivata. Io poi sono andato sul canale e ho visto, insomma, che lo strike è, la sospensione è valida fino al 29 giugno del 2018. Non ci sarà possibilità di altri ulteriori appelli, quindi ragazzi, pigliamocela per buona. Vi chiedo, continuate a seguirmi, mi raccomando, perché insomma abbiamo Twitch, abbiamo Saraciocchi, Facebook, quindi ci vediamo lì. Scusate se vi ho rubato un po' di tempo, insomma, per parlare di sta cosa, però mi sembrava giusto perché tante persone me lo stanno chiedendo, tanti amici, tipo DJ, insomma, me l'ha chiesto, DJ PlayStation mi ha chiesto, insomma. Ha fatto anche un video di supporto, anzi andatelo a vedere sul canale di DJ PlayStation perché lo ringrazio per questo video di supporto. Tantissimi amici mi hanno scritto, quindi ecco, questa è la situazione. 29 giugno 2018, fino a lì ragazzi, i stream non si può fare. Vi ringrazio per avermi seguito, ci vediamo ragazzi comunque sempre in live e sui video. Grazie, ciao da Alex, ciao.